I Baroni, De Napoli, Francini, Cravero, Donadoni, Giannini, Vialli, Matteoli e Mancini. La Spagna in maglia rossa alla destra dei vostri schermi risponde con Blanedo, Solana, Chiche, Sanchis, Andrinua, Calderé, Llorente, Eusebio, Pineda, Roberto e Bustingorri. Dirige l'incontro il cecoslovacco Dusan Karnak, che ha segnato adesso un calcio di punizione all'Italia, battuto il quale la formazione azzurra manovra con questo cross di Donadoni nell'area dove Sanchis respinge e la palla è raccolta dall'attaccante Bustingorri. In realtà è un centrocampista schierato col numero 11 che fa proseguire Llorente. Su Llorente intervento da parte dello stopper Francini, che evita anche il calcio d'angolo e cerca un rilancio verso Donadoni. Poi c'è l'anticipo da parte di Sanchis nei confronti del numero 9 azzurro, che è Vialli, che è il capitano della formazione italiana diretta da Azeglio Vicini. Ancora un'azione spagnola con Llorente, contrastato da Ferri, cerca di andare al cross. L'ultimo intervento è stato quello di Ferri, quindi la Spagna batte dopo due minuti il primo calcio d'angolo della partita. Va Bustingorri, è uno dei quattro centrocampisti con Calderé, Eusebio e Roberto. Calderé e Roberto, coppia del Barcellona. Ecco l'angolo di Bustingorri, tenta Sanchis, spostato in avanti, la deviazione volante di testa, conclusione sul fondo dopo il primo calcio d'angolo della Spagna. Italia e Spagna dunque si affrontano al Flaminio di Roma per la prima partita della finale. È l'incontro di andata e il ritorno il 29 di questo stesso mese a Valladolid. È la prima volta che l'Italia partecipa alla finale. La Spagna nell'ultima edizione fu battuta dall'Inghilterra. Anche in quella circostanza il selezionatore era Luis Suarez. Ecco Calderé, uno dei fuoriquota insieme a Roberto, appunto la coppia di centrocampisti del Barcellona. Andrinua, che è il libero della formazione spagnola, coppia centrale formata da Andrinua libero e Sanchis stopper, che gioca infatti sempre nella zona di Vialli. Pallone verso Bustingorri, non c'è nessuno per proseguire sulla fascia. Il centrocampo spagnolo è affidato a Calderé, Eusebio, Roberto, Bustingorri. I terzini esterni sono Solana col numero 2 a destra e Chiche col numero 3 a sinistra. L'Italia ha dovuto rinunciare a Carobbi, che aveva un malanno muscolare alla coscia, e Azeglio Vicini ha schierato il romanista Marco Baroni. Ecco un intervento di Giannini. Anche la formazione azzurra ha quattro difensori, quattro centrocampisti, due attaccanti, anche se c'è il ruolo di Donadoni che fa un po' la spola fra il centrocampo e l'attacco. Un lancio di De Napoli, mette in azione Riccardo Ferri. Buon lancio in profondità a beneficio proprio di Roberto Donadoni. Il cross di Donadoni verso Vialli, su cui esce molto bene il portiere Ablanedo. Sul lungo cross di Donadoni, che cercava di pescare Vialli, appostato sul secondo palo. Il rinvio di Ablanedo, autore di un ottimo intervento, dopo 4 minuti e mezzo, colpo di testa da parte di Francini. Cravero subisce il fallo, il torinista, ex Cesenate. Batte la punizione Giannini. Matteoli, che insieme al portiere Zenga è il fuoriquota. Matteoli ha 27 anni. Calderé, Roberto, combinazione dei due barcellonesi. C'è un fallo di Giannini, viene fatto proseguire il gioco, poi invece l'arbitro ferma la manovra, avendo già evidentemente ravvisato l'irregolarità di Giannini, anche se la palla era finita poi a Eusebio. Non è stata concessa la regola del vantaggio. Il direttore di gara assegna questa punizione alla Spagna. Vediamo Calderé e anche Roberto. E Roberto, punizione sulla barriera. Giannini, si distende ora la difesa italiana dopo questo disimpegno, si riporta in avanti la squadra azzurra.
Donadoni, intercettata la palla da Bustingorri, Calderè alle prese ancora con Donadoni, fermato in seconda battuta Calderè, poi c'è Andrinua tranquillo nella propria metà campo verso Eusebio, centrocampista che gioca sulla fascia destra, il terzino esterno destro Solana, ancora il libero Andrinua. Intervento di Baroni, palla conquistata da Chiche, pericolosa incursione di Chiche, Calderè pronta la sua conclusione, ribattuta in calcio d'angolo, pericolo corso dalla porta italiana al sesto minuto e mezzo con questo pallone rubato a Donadoni da Chiche e servito prontamente a Calderè con una provvidenziale deviazione in calcio d'angolo. Secondo corner per la Spagna che ha cominciato in maniera abbastanza disinvolta, con la squadra azzurra che ancora sta cercando la sua collocazione tattica in campo. Colpo di testa di Cravero, riprende ancora Chiche, Eusebio mette al centro verso Pineda, su cui è intervenuto Baroni, poi Mancini, Solana, Eusebio, cerca l'anticipo Llorente nei confronti di Francini, vediamo che Vicini ha sistemato per ora Francini sul numero 7 Llorente e Baroni sul numero 9 Pineda. Llorente e Pineda sono le due punte effettive dell'attacco spagnolo. Riccardo Ferri, Matteoli, combinazione dei due interisti, si libera Vialli, Ferri invece serve verso Mancini preceduto da Solana, riprende comunque la squadra azzurra con Francini il cui rilancio trova nell'area spagnola liberissimo Solana, il disimpegno con Ablanedo prima e con Calderè poi. Eusebio, Andrinua, Chiche, Eusebio, Roberto, intervento di testa di Francini, Sanchis, Roberto, e ancora un altro disimpegno della squadra spagnola, vediamo inquadrato Luisito Suarez che ha espresso la sua intenzione di venire ad allenare in Italia al termine forse di questo ciclo dell'Under 21. Calderè fermato prima da Giannini, poi vediamo Vialli in azione che cerca di liberarsi, lo fa servendo bene Mancini in area, Mancini il diagonale controllato dal portiere Ablanedo, ancora molto sicuro. Nelle due volte che è dovuto intervenire Ablanedo è apparso sempre ben piazzato e tempestivamente pronto all'intervento. Replica la Spagna con il centravanti Pineda, si libera Llorente, rischia quasi il fuorigioco, rientra ma Pineda ora lo serve in profondità bene, Llorente affrontato da Cravero che lo ferma molto bene. Matteoli in anticipo su Roberto che poi riesce a fermarlo in fallo laterale. Giannini si è portato in avanti, Cravero a sostegno dell'azione, Giannini serve verso il centro dove arriva in anticipo Chiche su Donadoni dopo che la palla non era stata controllata, ecco intanto Azeglio Vicini, dalle due punte Mancini e Vialli. Primo angolo per l'Italia, si batte dopo 10 minuti e 20 secondi di gioco. Dalla bandierina Roberto Donadoni, vengono in attacco anche un paio di difensori azzurri, sul cross colpo di testa da parte di Antinua, riprende ancora Donadoni, di fronte a lui cercando di disturbargli il cross Llorente e la manovra dell'attaccante spagnolo a effetto perché il cross di Donadoni è direttamente sul fondo.
Chiche. Si conferma lo schieramento tattico degli azzurri, che hanno in difesa Cravero libero. C'è un brutto rinvio di Ablanedo. Solana, disturbato da Vialli, riesce però ancora a servire indietro a Ablanedo. Chiche, protetto alle spalle da Andri Nua, si fa vedere Bustingorri e viene servito nella posizione di ala. Va a disturbare con successo Donadoni, che sbaglia poi però il passaggio, raccolto e intercettato da Roberto. Ancora Bustingorri. Vialli, scatta Mancini, Vialli affiancato da De Napoli, ma è sbagliato, è troppo corto il passaggio verso De Napoli. Ne approfitta Roberto, che poi subisce il fallo da parte di De Napoli. Calcio di punizione per la Spagna. 12° minuto del primo tempo allo stadio Flaminio di Roma. 0-0 fra Italia-Spagna e la finale di andata del campionato europeo Under 21. Si tratta di nazionali che ormai hanno abbondantemente superato i 21 anni, essendo questa la fase conclusiva del biennio, e sta già ricominciando, anzi in alcuni gironi è già ricominciata la fase di qualificazione per il prossimo campionato europeo. Un rinvio lunghissimo di Bustingorri fra il pubblico, circa 25.000 spettatori presenti all'impianto romano in una serata ancora calda ma molto umida. Francini, Vialli, ancora verso Francini, che riesce a seguire molto bene De Napoli, tenta la conclusione da lontano il mediano napoletano. Conclusione sul fondo dopo 13 minuti. De Napoli ha segnato un gol nelle partite di qualificazione, da sottolineare come l'Italia abbia sempre segnato e non abbia mai perso. Quindi lo 0-0 è un risultato che ormai appartiene alla preistoria della nazionale Under 21. Si perde nella notte dei tempi. 14 partite utili consecutive della nazionale Under 21. Un bel lancio verso Mancini. Il libero Andri Nua riesce ad anticiparlo. Pressing di Vialli, poi anche di Giannini, con efficacia quello di Matteoli. Non filtra il passaggio di Matteoli verso Mancini. Riparte la Spagna con Calderè. Roberto è l'asse portante della squadra spagnola, la coppia formata da Calderè e Roberto. Ecco l'appoggio ancora al capitano Roberto, molto spazio davanti a lui, c'è il rischio del tiro da lontano che comunque Roberto effettua in maniera non molto felice. Ferri, Cravero, Walter Zenga con Matteoli, come vi ho detto è il fuori quota di età superiore. Vialli, fermato irregolarmente da Solana. Vialli fa la punta ma non necessariamente centrale, la Spagna marca zona. Ora si sono incrociati Vialli e Mancini, quindi Sanchis è rimasto centrale e ora controlla Mancini, mentre Solana è rimasto esterno a destra e controlla Vialli. Roberto ha intercettato. Ancora un lancio verso Donadoni da parte di Cravero. Mancini, cross lungo verso Vialli. Solana è in anticipo sul sampdoriano. Eusebio appoggia il disimpegno di Solana. Roberto, si spinge in avanti Chiche, che è l'uomo che agisce nella zona di Donadoni. Roberto lancia verso Pineda, nessun problema per la difesa azzurra nel controllare
il numero 9 spagnolo. Riparte l'Italia con Giannini, Matteoli. È sbagliato l'appoggio di Matteoli, Roberto ha intercettato. Antinua, Roberto ancora, Sanchis, c'è Chiche alla sua sinistra, ancora Roberto, Antinua, rallenta il ritmo la Spagna. Solana. Verso Llorente, su di lui Francini, interviene Pulito, poi triangolazione con Cravero, quindi Matteoli. Ferri. Ferri, Giannini, un buon lancio per Mancini che viene preceduto da Bustingorri, retrocesso molto bene nella sua area di rigore. Calderè, Antinua, non riesce l'intercettamento da parte di Matteoli che poi però ha un tackle vincente nei confronti di Eusebio. Ecco l'interista che fa riannodare di nuovo la trama della squadra azzurra che passa ora attraverso il capitano Vialli, Riccardo Ferri. Al centro c'è Mancini, va anche Vialli, si allarga Donadoni, Ferri cerca la sorpresa, magari cercando di imitare il compagno di squadra Beppe Bergomi che nell'amichevole di mercoledì scorso contro la Grecia a Bologna realizzò con la maglia numero 2 azzurra, sempre con la direzione tecnica di Azeglio Vicini, la doppietta della vittoria della nuova nazionale italiana. Difficoltoso recupero del pallone, ora ce ne sono due in campo perché il pubblico ha rimandato quello che si era disperso dietro la porta della curva nord. 18 minuti e 25 secondi, 0-0 al Flaminio fra Italia e Spagna. Calderè intercetta bene Giannini, ancora poi Calderè vince il tackle sul romanista, quindi apertura per Eusebio che scende nella posizione di destra, che è quella sua tipica, e c'è il fuorigioco da parte di Pineda, su cui era comunque uscito Walter Zenga. Le ultime due edizioni dell'Under 21 sono state sempre vinte dall'Inghilterra, l'ultima volta in finale proprio contro la Spagna di Luisito Suarez. Ecco De Napoli che si trova spesso nella zona di Calderè. Riccardo Ferri, Matteoli, Giannini, De Napoli, ecco il centrocampo azzurro tutto raccolto in un fazzoletto. Vialli, apertura per Ferri, il cross controllato da Roberto. Rimessa in gioco di Ferri verso Marco Baroni. Nando De Napoli. Matteoli. Non filtra il pallone verso Vialli. C'è un intervento da parte di Andrinua ed è il secondo corner per l'Italia. Si pareggia il conto dei corner. 20° minuto battuto verso Matteoli da Donadoni. E poi ancora Bustingorri. Devia nuovamente in calcio d'angolo, terzo corner per gli azzurri. Sempre Roberto Donadoni dalla bandierina, anzi è Matteoli. Donadoni si è spinto in area, colpo di testa di Sanchis, riprende De Napoli, è affiancato da Giannini. Giannini effettua un delizioso pallone per De Napoli, ancora un pallonetto che cercava di servire le punte, Mancini riesce ad arrivare sul pallone, serve Matteoli. Ancora l'Italia in attacco, Matteoli cerca lo spazio per il cross, eccolo, colpo di testa di Baroni, fuori. Bella conclusione della squadra azzurra al 20° e mezzo. Marco Baroni,
che proprio domenica scorsa ha segnato il suo primo gol in Serie A di testa su azione di calcio d'angolo, ha quasi ripetuto la stessa azione, si era fatto trovare molto puntuale sul preciso cross di Matteoli. È la migliore occasione della squadra italiana in questo scorcio iniziale di partita. Bustingorri, Llorente fermato da Francini, Ferri, Matteoli, Giannini, Vialli, De Napoli. Ottimo disimpegno di De Napoli. Giannini ritarda, anzi arretra un po' troppo il suo passaggio, sfuma la possibilità di azione veloce. Vialli fermato in seconda battuta da Eusebio, ancora Eusebio che cerca una triangolazione che viene intercettata da Baroni, quindi Matteoli vicino c'è De Napoli, viene infatti servito per l'appoggio facile. Ferri, ancora uno scatto da parte di Donadoni alle prese con Chiche. Donadoni, il cross arriva verso il centro dell'area dove Mancini cerca in qualche modo di sfruttare il pallone e ottiene comunque il quarto calcio d'angolo nonostante la palla fosse difficilmente giocabile da quella posizione. Cresce la pressione italiana, battuto l'angolo Donadoni, Matteoli al centro, una rovesciata da parte di Andrinua che avrebbe potuto lasciare fuori, difesa spagnola che appare un tantino in difficoltà. De Napoli sta subendo la pressione, buon pallone per Mancini, diagonale e poi fuori la conclusione di Mancini. Comunque l'arbitro aveva già fermato il gioco, c'era un fuorigioco di Mancini già sul primo tiro, rivediamo l'azione, ma c'era il fuorigioco. Valido comunque lo spunto azzurro, ma altrettanto valido l'intervento di Ablanedo. Questo episodio al 23esimo del primo tempo, si riprende come vedete con il calcio di punizione a favore della difesa spagnola per il fuorigioco di Mancini. Ablanedo, che era già nel giro della nazionale spagnola al Mondiale di Messico. C'è un fallo da parte di Baroni e salta nei confronti di Pineda e quindi c'è ora un calcio di punizione per la Spagna. Eusebio e Calderé sulla palla, poi è Eusebio che batte, esce tranquillo Zenga, protetto comunque da Francini, Ferri e Cravero che avevano fatto scudo sull'uscita del portiere. Cravero non si azzarda vedendo il disturbo di Llorente. Ferri, Vialli che ora va a cercare spazio sulla fascia destra, molto mobile il sampdoriano. Roberto, che è un perno della manovra spagnola, soprattutto nella tre quarti spagnola, mentre Calderé è una posizione più avanzata e questo lo porta ad essere quasi sempre preso in consegna da De Napoli, che gioca più in marcatura. Bell'intervento di Francini, Baroni, Giannini, quindi De Napoli. Ecco che avanza il napoletano. Matteoli ancora a De Napoli. Andrinua arriva a spazzare prima che De Napoli si avvicini all'area di rigore. La posizione avanzata di Calderé costringe De Napoli a far mancare la spinta, il peso della sua azione in avanti. Donadoni, Giannini, intercetta momentaneamente Chiche, riprende Giannini, allarga per Matteoli. Vialli, rinvio di Bustingorri, riprende ancora Matteoli. Ancora anticipa Chiche, cerca il lancio verso Llorente, Cravero lo anticipa, ma Calderé
interviene sulla palla. Comunque l'arbitro aveva fischiato il fallo di Llorente su Cravero e quindi c'è il calcio di punizione decretato dal cecoslovacco Dusan Krnac, che sta dirigendo molto bene l'incontro. Giannini, Matteoli è preceduto da Vialli preceduto da Solana, riprende Matteoli, Giannini è libero Ferri, infatti Giannini serve l'interista, disturbato da Bustingorri, poi Francini vince un tackle, perde il secondo sui piedi di Roberto che allarga molto bene verso Pineda. Eusebio, pericolosa azione spagnola, il cross intercettato molto bene da Baroni che per la seconda volta ferma ancora Eusebio in fallo laterale, rimessa in gioco italiana. Roberto, ancora un bell'anticipo dei difensori azzurri, punizione per l'Italia, battuto Matteoli, Giannini, Donadoni, possibilità di velocizzare la manovra. Bustingorri regolarmente ferma Donadoni e il numero 11 spagnolo viene rimproverato ma non ammonito ufficialmente dall'arbitro. Battuta già la punizione, Matteoli filtra in area Vialli ma Andri Nua riesce ad anticipare il pallone. Rimessa in gioco ancora per gli azzurri che restano in attacco, Matteoli avvicino Donadoni, Matteoli cerca lo spunto per il cross, lo ferma molto bene Chiche, Bustingorri, Chiche. Buon pressing azzurro, pallone recuperato da Giannini, ora Baroni che ha sbagliato l'appoggio verso De Napoli, Calderè. Ancora ruba la palla bene Vialli, Matteoli a Donadoni, possibilità di traversone. Ecco il cross lungo verso Mancini, salta Mancini verso De Napoli, intervento di Sancisa, ancora De Napoli, è debole la sua deviazione, il suo diagonale è facilmente controllabile da Blanedo che del resto si è dimostrato sempre molto attento, figuriamoci in questa occasione. Ferri alle prese con Pineda, Bustingorri, si è liberato molto bene Llorente verso Calderè, pronto il tiro e pronto anche l'intervento di Zenga, molto sicuri i due portieri, finora attentissimi, sempre molto ben piazzati, squadre estremamente concentrate, qualche errore talvolta nella misura di certi passaggi ma disposizioni tattiche che vengono molto ben rispettate e dunque sostanziale equilibrio evidenziato anche dal punteggio di 0-0 quando si gioca da 28 minuti e 45 secondi nel primo tempo. Giannini, Ferri verso Vialli, su di lui è tornato Sancis, Bustingorri, Calderè, il lancio è su Llorente, chiude Francini, Llorente a Calderè, ancora pericoloso il giocatore del Barcellona, tenta ancora questa volta di piazzare il pallone ma anche in questa circostanza Zenga è attentissimo. Verso Mancini, fallo di Solana su Mancini. Matteoli da Giannini, Matteoli ancora dopo un tackle su Eusebio, Matteoli mette al centro Donadoni, colpisce ancora di testa Roberto, sul rinvio scatta Baroni, Calderè, Llorente alle prese con Riccardo Ferri. Buon pallone per Pineda che era comunque fuori gioco. Mezz'ora al Flaminio, un terzo di gara della finale di andata del campionato europeo Under 21. 0-0 fra Italia e Spagna, un buon lancio per Mancini. Su di lui c'è Andri Nua. Mancini cerca anche qualche collaborazione che ritarda ad arrivare, ecco Matteoli, Giannini,
arriva anche De Napoli, tenta la conclusione, colpisce male in corsa De Napoli. Il goleador della squadra azzurra nelle qualificazioni è stato Vialli con 7 gol, 6 gol Baldieri, 3 Mancini, 1 ciascuno De Napoli, Francini, Carobbi, Borgonovo e Donadoni. Colpo di testa da parte di De Napoli, poi completa il disimpegno Cravero, Vialli, Solana, Matteoli, anticipo perfetto di Sanchis, Eusebio, Bustingorri, Roberto e Chiche, Llorente, Calderè, Bustingorri. Non rischia la Spagna. Andrinua. Accentua questo suo atteggiamento prudente la formazione spagnola. Suarez teme molto la squadra italiana e stima profondamente i vicini e il gioco del tecnico azzurro. Ferri. Tentativo di pressing da parte di Llorente, Calderè subito sventato con il passaggio a Zenga, sul cui lungo rinvio c'è il colpo di testa di Andrinua, riprende però Giannini. Si allarga De Napoli che si fa vedere più sovente oltre la metà campo. Donadoni. De Napoli. È inseguito ora da Calderè che devia in fallo laterale. Donadoni, Matteoli. C'è anche una spinta su Matteoli. Il guardaline che collabora con l'arbitro Kernak assegna la rimessa dal fondo alla Spagna. Sul rinvio di Andrinua, De Napoli, Matteoli, De Napoli ancora, fermato da Bustingorri, quindi Calderè, Sanchis. Pineda, Pineda ancora alle prese con Baroni, arriva in avanti Bustingorri, anche la sua conclusione da lontano è interessante come idea ma molto infelice come realizzazione. Vialli si libera di Solana, possibilità di affondo, ancora Andrinua chiude molto bene, Eusebio, Francini, anzi Cravero, Giannini a Matteoli, lancio di Matteoli, fuori gioco di Mancini. Attende Llorente, colpisce all'indietro a beneficio di Pineda, inserimento di Eusebio che poi spinge l'avversario e comunque si trascina la palla sul fondo. 35 minuti e 20 secondi, il primo tempo sempre 0-0 al Flaminio fra Italia e Spagna. L'Italia finora ha avuto le opportunità migliori quando ha costruito la manovra sul versante sinistro, dove talvolta Solana è stato superato, talvolta da Mancini, talvolta da Vialli.
mentre sulla fascia destra finora sono arrivate poche occasioni per gli azzurri, che adesso sono in difesa. Ottimo pallone per Calderegol. Spagna in vantaggio al 36esimo minuto del primo tempo con un gol di Calderé. Due volte era stato pericoloso Calderé. Rivediamo il gol. Ecco Calderé, bravissimo a infilarsi in area di rigore, non può far niente Zenga, che esce disperatamente incontro al giocatore del Barcellona, giocatore di maggior prestigio di questa squadra, e l'ha confermato, sempre pericolosissimo e proprio, vogliamo dire, in zona di realizzazione, mentre Roberto cura più la regia nella propria tre quarti, Calderé si era fatto notare in posizione più avanzata ed era già andato due volte al tiro. Dunque Italia 0, Spagna 1 al 36esimo minuto del primo tempo. Gol di Calderé, e anche in considerazione del valore dei gol in trasferta, è un colpo molto duro questo per la squadra azzurra. Avanza ora Francini, Giannini supera Bustingorri. C'è un fallo netto su Mancini da parte di Solana. Punizione dal limite in favore degli azzurri. Vicino la palla c'è anche Donadoni, dietro c'è Giannini, De Napoli, Francini e Mancini sono in area, Vialli vicino a lui a Ferri, probabilmente è l'interista che tenterà il tiro in porta oppure una palla allargata per Donadoni. Ecco il tiro di Ferri sulla barriera, riprende Francini. Eusebio disturbato da Vialli, gli ruba il pallone, ma nel contrasto la palla schizza via e Solana la fa propria. Eusebio fermato da Donadoni, Giannini, Matteoli, apertura per De Napoli, troppo in profondità il passaggio. Rimessa dal fondo di Andrinua, attende Bustingorri, colpo di testa di Ferri, ancora un colpo di testa di Ferri, Bustingorri manca l'intervento, rimessa azzurra, aveva detto il guardaline, ma l'arbitro ha fischiato una irregolarità di Ferri su Bustingorri e assegna il calcio di punizione. Bustingorri, Roberto, Chiche, Calderé, Chiche, Llorente, Llorente pericoloso in area, Llorente poi sbaglia allargando troppo la sua conclusione, angolando il tiro da ormai ottima posizione, era già arrivato al ridosso dell'area piccola con un dribbling molto molto interessante che rivediamo, aveva evitato prima due avversari, poi un terzo, l'ultimo era De Napoli, poi sull'uscita di Zenga l'intervento di Baroni, aveva cercato di angolare, lo ha fatto troppo per fortuna della squadra azzurra, che ora replica con Mancini, Vialli, Vialli per De Napoli, tiro di Giannini che viene ribattuto, ribattuto il tiro da Roberto, vicinissima al raddoppio la Spagna e 30 secondi dopo vicinissima al pareggio l'Italia. Quinto angolo per l'Italia. De Napoli, fallo su De Napoli. Sfortunata azione della squadra azzurra con
tiri di, e stiamo rivedendo proprio questa fase, hanno tirato Vialli, Giannini, ecco l'ultimo tiro di Giannini e c'è un salvataggio proprio, addirittura sbatte l'ultimo sul tiro di Vialli, mi pare sia proprio Giannini a terra che ha deviato, impedendo all'Italia di pareggiare. Calcio di punizione, Giannini e dietro c'è Baroni, che è un mancino, da questa posizione è ideale la punizione per chi colpisce di sinistro. Ecco infatti il tiro alto, conclusione alta di Marco Baroni dopo 41 minuti e 20 secondi, sempre Italia 0, Spagna 1 al Flaminio di Roma. Aveva rischiato l'Italia di subire il raddoppio con una bella azione ubriacante di Llorente, ma 20 secondi dopo aveva avuto a disposizione più volte nell'area spagnola la palla del pareggio. Ecco Pineda, Calderé, Llorente, Roberto, ottimo servizio per Calderé, Cravero e Francini chiudono in maniera robusta, comunque pulita, su Calderé. Colpo di testa di Andrinua, Eusebio. Sanchis, Quique, Solana, Eusebio. Roberto è libero. Posizione Pineda, che si accorge in ritardo del grosso vantaggio che aveva avuto. Ancora Calderé cerca di liberarsi nell'area, mentre gli azzurri con Cravero fermano Pineda, che è stato molto lento a capire la circostanza. Pallone lungo, troppo lungo per Mancini, e Ablanedo può uscire tranquillamente. 43esimo minuto del primo tempo, Spagna 1, Italia 0. Ha segnato Calderé al 36esimo. Chiaro che ora la Spagna può accentuare il suo controllo della partita, tenendo abbastanza basso il ritmo. Fugge Vialli, mette al centro dove Solana anticipa Mancini con un rinvio in fallo di fondo, quindi sesto angolo per l'Italia. Ancora qualche problema nel recupero del pallone. Batte con un altro pallone, l'angolo di Donadoni, colpo di testa tentato ancora da Mancini con deviazione nuovamente in calcio d'angolo, ed è il settimo corner per l'Italia. 44 minuti e mezzo, ancora batte Donadoni, colpo di testa e di Francini, palla sulla traversa, riprende Ferri, ribattuto ancora il tiro e poi Calderé allontana dall'area di rigore. Ancora un pallone, la palla è uscita fuori, anche se Llorente prosegue, ma la palla era uscita fuori abbondantemente. Ancora l'Italia sfortunatissima a un passo dal pareggio, palla che ha anche picchiato sulla traversa, e scade così il primo tempo che vede la Spagna in vantaggio per una rete a zero. Il gol è stato segnato da Calderé. Intanto rivediamo ancora quest'ultima azione, il colpo destro di Francini e il portiere che riesce a salvare deviando sulla traversa. Poi ancora un altro tiro di Ferri, viene deviato dai difensori spagnoli, ed è questo l'ultimo episodio del primo tempo. Il regista Tomasetti ce lo sta mostrando ancora sul settimo angolo, colpo di testa da parte di Francini, Ablanedo salva con la collaborazione della traversa, poi su un
rinvio, riprende ancora il volo Ferri, palla che viene ribattuta e poi vedete Caldere allontana definitivamente. Finisce così il primo tempo, Spagna 1, Italia 0. Linea in tribuna stampa a Gianfranco De Laurentiis per una serie di interviste. Entrando anche l'arbitro, che è il cecoslovacco Dusan Krnak, 39enne. Nel secondo tempo non sono cambiate le formazioni. L'Italia in maglia azzurra, pantaloncini bianchi, giocherà alla destra dei vostri schermi con Zenga, Ferri, Baroni, De Napoli, Francini, Cravero, Donadoni, Giannini, Vialli, Matteoli e Mancini. La Spagna gioca con Ablanedo, Solana, Chiche, Sanchis, Andrigua, Calderé, Llorente, Eusebio, Pineda, Roberto e Bustingorri. In panchina a disposizione di Vicini ci sono Lorieri, Maldini, Iachini, Desideri e Baldieri. A disposizione di Suarez, Juan Carlos, Eidu Ayen, Salinas, Pardesa e Beghirastain. De Napoli, Cravero, Ferri, Giannini, Vialli, apertura per far proseguire lungo l'out destro Ferri, Donadoni, tentativo di cross che viene ancora ribattuto in calcio d'angolo ed è l'ottavo angolo della partita in favore dell'Italia, il primo del secondo tempo. Vialli, palla per Baroni, contro cross di Baroni, difende bene la palla Donadoni, calcio di punizione in favore dell'Italia per il fallo su Donadoni. Intanto bisogna lamentare qualche incidente nella curva nord, cominciato quando è sparito il secondo pallone. Ed ecco il calcio di punizione in favore dell'Italia, un minuto e mezzo, colpo di testa tentato da Francini, Giannini, il tiro di Vialli, ancora ribattuto molto bene dal portiere Ablanedo, prontissimo sulla conclusione di Vialli. Dopo aver subito il gol di Calderé al 36esimo del primo tempo, l'Italia è andata almeno tre volte vicinissima al pareggio. E in azione Eusebio, Calderé, Baroni anticipa Pineda. Dalla parte opposta è libero Ferri e l'azione viene impostata proprio sull'interista. Francini, Giannini, Ferri. Matteoli non riesce a far filtrare il pallone verso Mancini, Calderé, Bustingorri, ancora un disimpegno arretrato di Bustingorri. La Spagna a 100 naturalmente il suo controllo della partita, è nella posizione ideale, sta vincendo per 1-0 fuori casa in una finale che si disputa sulla distanza delle due partite di andata e ritorno, quindi con il valore doppio dei gol in trasferta e con un beneficio psicologico in questo momento veramente notevole. Giannini, Ferri, Giannini, scatto di De Napoli, Giannini va a pescare proprio De Napoli, la palla viene deviata da Calderé e quindi rinviata da Solana. Roberto, Chiche, ancora libero Calderé, Pineda, buon anticipo di Baroni che ferma il centravanti spagnolo. De Napoli, Ferri, Vialli, Donadoni, Ferri ancora cercandolo, scatto di Vialli alle prese con Sanchis, Donadoni va a cercare di dare una mano a Sanchis, a Vialli. Fallo di Sanchis, quindi il calcio di punizione, quasi un corner corto
per l'Italia, Vialli, Mancini, Baroni, Giannini nell'area di rigore, ora rientra anche Matteoli, mentre Donadoni sta per battere questa punizione, arriva in area anche De Napoli. Salta Vialli e poi gol! Pareggio dell'Italia, 4 minuti e 20 secondi, ha pareggiato Vialli, riprendendo ancora una respinta del portiere a Blanedo che aveva compiuto già un mezzo miracolo. Rivediamo l'azione, la punizione di Donadoni, poi sulla respinta di Blanedo ancora irrompe Vialli e con tutta la sua violenza scarica il pallone dentro la rete. Italia 1, Spagna 1, ottavo gol in questo campionato europeo di Gianluca Vialli. Risultato che comunque è ancora positivo per la Spagna, ma che soprattutto sul piano psicologico rilancia ancora le ambizioni della squadra azzurra. Colpo di testa di De Napoli, poi di Roberto, controllo di Pineda, Eusebio, fanno scorrere la palla ai difensori azzurri, ma arriva Bustingorri, un tunnel ai danni di Ferri, poi un intervento in chiusura di Baroni, una protesta di Bustingorri che poi commette un fallo nei confronti di Baroni a gioco fermo e viene ammonito. Bustingorri aveva prima reclamato, l'arbitro aveva fatto proseguire il gioco, Bustingorri si era per così dire vendicato sul primo che gli era capitato a tiro, che era Baroni, che aveva effettuato il rinvio e non era neanche poi il giocatore con cui Bustingorri aveva avuto il contrasto. L'arbitro attentissimo è il cecoslovacco Dusan Karnak, lo ha ammonito. Donadoni, su Vialli, comincia a serpeggiare qualche protesta soprattutto nelle file dei giocatori spagnoli, partita che era stata finora estremamente corretta. Va al tiro Giannini, conclusione nettamente fuori. È il settimo minuto del secondo tempo e il punteggio è di parità al Flaminio di Roma, 1-1 fra Italia e Spagna. Gol di Calderè, 36esimo del primo tempo, pareggio di Vialli al quarto della ripresa. Donadoni, Ferri, Vialli. Nella mischia arriva a risolvere tutto Donadoni, verso Giannini, Roberto però riesce a intercettare con un buon anticipo, Solana va a pescare Calderè, controllo sbagliato da parte di Calderè, il primo errore del giocatore del Barcellona che ha giocato molto bene finora. Scatta Mancini, viene servito da Matteoli e va a chiudere su di lui Andrinua in fallo laterale. De Napoli, Mancini, pronto il cross in area, Giannini, Matteoli attaccato da Llorente, poi ancora Mancini, ancora Llorente, risolve la mischia con due azzurri a terra. Cravero attende il rinvio di Ablanedo, tocca bene verso Vial, verso Ferri, Chiche chiude Donadoni anticipandolo, Calderè intercetta in fallo laterale Riccardo Ferri, Roberto
visto che la squadra spagnola marca a zona, chissà che Donadoni, spostandosi dal ruolo di ala destra, non possa trovare più spazio, visto che dalla sua parte c'è il numero 3 Chiche, che sembra proprio avere lo stesso passo di Donadoni e quindi si trova molto spesso a poterlo anticipare. Magari cambiando avversario Donadoni potrebbe trovare più spazio. Mancini, De Napoli lancia Baroni, discesa e cross che si perde sul fondo. Recupero di Ferri che però commette fallo su Pineda, calcio di punizione per la Spagna. Vediamo Baldieri che si è mosso dalla panchina, finora nessuna squadra ha fatto ricorso a sostituzioni. Ricordo che Azeglio Vicini ha in panchina Lorieri, secondo portiere, il difensore Maldini, i centrocampisti Iachini e Desideri, l'attaccante Baldieri, che fra l'altro ha segnato 6 gol, è il secondo cannoniere dell'Under 21 in questo campionato europeo. Calcio di punizione per la Spagna. Alta la conclusione di Eusebio dopo una deviazione della barriera, primo angolo per la Spagna nella ripresa, terzo corner spagnolo per la squadra di Luisito Suarez che vedete inquadrato. Cravero di testa anticipa anche Zenga che forse era sulla palla, riprende Llorente, ancora un cross, Zenga non riesce a far suo il pallone, però gli azzurri allontanano. Vialli aggira Solana, poi è solo Vialli, non trova collaborazione, l'azione si infrange. Calderè, Solana, Calderè ancora verso Llorente, Cravero va a chiudere, Llorente però ha un ottimo controllo, però recupero da parte di Cravero, molto caparbio. Giannini si libera rapidamente del pallone sospingendo in avanti De Napoli, quindi Donadoni verso De Napoli che stringeva al centro e sfuma la combinazione Donadoni-De Napoli. Bustingorri, Calderè, Solana, Bustingorri, Roberto, Calderè, buon tackle da parte di Mancini e ancora un lancio in verticale su Vialli, controllo fra due avversari di Vialli, poi viene spinto dal numero 5 Andrinua, l'arbitro fa segno di continuare, i due avevano un po' sgomitato entrambi e l'arbitro ha preferito farli continuare. Eusebio, Chiche, anticipo di Baroni, Ferri, in avanti De Napoli e Donadoni, Ferri serve al centro Giannini, ancora un pallone lungo verso De Napoli che si era spinto in avanti, anzi Donadoni. Ecco ancora la panchina azzurra dove vediamo che Baldieri ormai è pronto per entrare in campo. Paolo Baldieri, romanista, tornato alla Roma dopo essere stato nel Pisa e proprio nella sua stagione pisana ha avuto i massimi trionfi nell'Under 21. Francini Cravero, disimpegno della coppia centrale torinista.
Vediamo se si va a aggiungere, no, Baldieri prende il posto di Mancini, quindi tatticamente non cambia nulla, restano le due punte con la presenza di Baldieri al posto di Mancini. Diciamo che Vialli torna più centrale e Baldieri invece più una punta esterna, mentre con Mancini Vialli aveva potuto spesso giocare lui sulla fascia con Mancini al centro, le due punte spesso scambiavano il ruolo. Con la presenza di Baldieri dovrebbe essere Baldieri la punta esterna, essendo più tipico questo il gioco del numero 16 azzurro. Vialli, servizio proprio per Baldieri, ancora verso Vialli e sul passaggio di ritorno chiude alla disperata Roberto, impedendo al tandem di attaccanti azzurro di andare in gol. Bellissima combinazione Baldieri-Vialli, sventata in corner, nono angolo, Donadoni dalla bandierina verso Ferri, ancora verso Donadoni che ripropone e finge il cross e poi lo effettua Baldieri, e palla che finisce sull'esterno della rete, colpo di testa di Baldieri sul cross di Donadoni dopo 15 minuti e 50 secondi. Frizzante avvio di Baldieri, ha scambiato molto bene con Vialli, ha colpito bene di testa sull'esterno della rete. Rinvio di Ablanedo, Matteoli vince un tackle, Matteoli, poi è troppo lunga la palla verso Vialli. Francini subisce il fallo da parte di Llorente, che cercava di disturbare il rinvio del numero 5 azzurro. Punizione di De Napoli, ancora per Ferri, Donadoni, Ferri, anticipo ancora di Roberto su Matteoli, Giannini, ancora Matteoli, Giannini, Baldieri, Matteoli, è in posizione regolare, Ferri può far partire il cross, colpo di testa di Andrinua, palla che è andata in calcio d'angolo. Vialli aveva cercato di recuperarla, ma sul colpo di testa di Andrinua era già corner. Decimo angolo per l'Italia. Due giocatori spagnoli vanno in porta vicino al portiere a protezione dei pali. Nel mucchio gira Baldieri, troppo debole la sua conclusione, non c'è problema per Ablanedo. Si è trovato la palla sul destro, che fra i due è il piede meno potente. Pineda, su di lui c'è Matteoli, Italia era tutta spinta in avanti, quindi è saltato anche un po' il meccanismo delle marcature in questo frangente. Baroni, De Napoli, Giannini, Matteoli, Vialli, Giannini e ancora Chiche che precede Donadoni. Chiche ha trovato la contromisura giusta per fermare il milanista, riesce spesso ad anticiparlo intuendone le mosse. Ancora un rilancio di Giannini in avanti, dove De Napoli è preceduto da Solana. 18 minuti e 45 secondi, Italia e Spagna 1-1, si gioca nella ripresa. Calderè, dopo il rinvio di Baroni, Llorente, Eusebio, anticipo di Francini, ancora Francini ferma Roberto, quindi Matteoli appoggia indietro
c'è Giannini davanti alla nostra difesa, Matteoli viene in avanti ancora Ferri, mentre Donadoni cerca di liberarsi in qualche modo di Chiche. Matteoli, ancora Matteoli, cerca lo spunto personale in area, viene fermato ancora dall'ottimo Andrinua che è protetto da Roberto. I due si alternano ora nel chiudere, Roberto fa il secondo libero in questa fase in cui la Spagna sta contenendo il gioco dell'Italia. Eusebio, Calderé, Baroni anticipa ancora Pineda, Baldieri, Matteoli, lancio di Matteoli verso Vialli, al centro c'è Baldieri, è solo contro tre e Vialli viene fermato in calcio d'angolo. Undicesimo corner per l'Italia, al ventesimo. La Spagna sta per far entrare Pardesa. Ma ancora il cambio non è avvenuto, quindi si batte l'undicesimo corner per l'Italia di Donadoni, colpo di testa di Baroni. Vialli preceduto da Solana che ha un rinvio lunghissimo, altissimo in tribuna. De Napoli, Matteoli, ancora un cross, colpo di testa di Sanchis, riprende Llorente, palla recuperata però da De Napoli nel centrocampo italiano. De Napoli, Llorente lo ferma ancora, un rimpallo, la palla schizza verso l'area di rigore dove gli azzurri la controllano. Baldieri la difende molto bene, servizio ottimo per Matteoli, entra in area, bello spunto di Matteoli, ancora Matteoli, non c'è la possibilità del tiro, poi Giannini l'effetto troppo debole. Gli azzurri hanno avuto spesso la palla ma non era mai nella posizione ideale per il giocatore per effettuare il tiro e quindi questa azione così è morta da sola nell'area di rigore senza la possibilità di effettuare il tiro secco che era necessario. Roberto continua a prepararsi, il numero 15 Pardesa che ancora comunque non è stato mandato in campo da Luisito Suarez. Ferri, Bustingorri, Roberto, Chiche, va lui a un cross che Zenga controlla. Questa volta era Chiche che si è spinto, lo ha fatto talvolta nel primo tempo, nel secondo tempo questa è la prima volta. Passaggio di Matteoli a Vialli, stava per essere intercettato da Eusebio, Giannini, Cravero, Ferri, pressing degli spagnoli che disturbano gli azzurri quando cercano di impostare nella propria tre quarti. Intercetta molto bene Giannini, poi però viene fermato da Bustingorri, ma su Bustingorri entra ancora De Napoli, recupera il pallone, serve Matteoli. Fallo su Matteoli da parte di Bustingorri, calcio di punizione per l'Italia. 23esimo minuto del secondo tempo, sempre 1-1 fra Italia e Spagna. Ecco la Spagna che effettua il cambio, fa uscire Pineda, l'attaccante Pineda, fa entrare Pardesa. Pineda è stato sempre controllato da Baroni che lo ha molto spesso anticipato e comunque lo ha completamente reso innocuo. Entra Pardesa al posto di Pineda mentre l'Italia batte con Gianfranco Matteoli questo calcio di punizione. Sei azzurri nell'area di rigore. Donadoni sempre alle prese col solito Chiche. Ancora Donadoni, c'è dietro Vialli. Donadoni cerca il traversone che Chiche gli impedisce, ancora in calcio d'angolo e sono 12. Per Matteoli. Tiro di Matteoli, gran parata ancora di Ablanedo. Angolo a sorpresa di
Donadoni che ha visto bene Matteoli. Matteoli ha avuto il tempo di controllare, di fermare la palla, prendere la mira e battere con un bel tiro secco sotto la traversa, ma ancora molto bravo a Blanedo a respingere. Ecco ancora la ripetizione, intanto è stato già battuto l'angolo, torniamo con le immagini in diretta, ancora spunto degli azzurri, colpo di testa di Sancis, ecco Pardese, il nuovo entrato. Nel mucchio esce la palla con il possesso degli spagnoli, ma Eusebio sbaglia e quindi Cravero mette ancora in azione Vialli, discesa di Vialli che cerca di aggirare Sancis. L'arbitro non ravvede nell'intervento del numero 4 spagnolo il fallo, quindi rimessa dal fondo per Ablanedo. E siamo così giunti al 25esimo del secondo tempo. Parità 1-1 fra Italia e Spagna, un risultato positivo per la Spagna, un risultato che l'Italia in questo secondo tempo avrebbe meritato di rendere migliore con una vittoria. Ora c'è il possibile contropiede sempre lanciato da Calderè per Llorente, pallone per Pardesa. Calderè solo, invoca la palla, Pardesa invece si ostina all'azione personale consentendo il recupero a De Napoli, mentre c'era liberissimo Calderè che si era smarcato ancora sapientemente. Un lancio di Giannini lungo verso Valdieri, Solana lo anticipa di un soffio, disimpegno su Ablanedo, attende Llorente, colpo di testa da parte di Baroni, quindi Matteoli Ferri. Vediamo che Baroni ora è passato su Llorente, mentre Francini ha preso in consegna Pardesa, il nuovo entrato col numero 15. Tiro di Giannini ancora, deviazione volante di Ablanedo, 14esimo calcio d'angolo. Questa volta Giannini aveva tirato nello specchio della porta, ecco l'azione, ecco il suo sinistro fortissimo e bravissimo ancora Ablanedo a volare per l'ennesima deviazione in corner, 14esimo calcio d'angolo per l'Italia. Molto bravo il portiere Ablanedo, sicuramente elemento determinante. Eccolo, questa volta non è pericoloso il colpo di testa di Baroni. Ancora un anticipo dei nostri difensori per Baldieri. Resiste a una carica, poi sbaglia l'appoggio verso Matteoli. Eusebio, Roberto, Pardesa, Llorente, si perde il lancio di Llorente, 27esimo minuto e 20 secondi della ripresa, sempre 1-1, Giannini, Ferri, Donadoni, Matteoli, Giannini, Ferri, Vialli, il cross di Vialli controllato da Bustingorri ancora in angolo e sono 15. E ancora Roberto Donadoni va a battere questo ennesimo calcio d'angolo. Francini, ancora palla sul fondo. Questa volta era stato Francini, il difensore che era venuto in avanti per cercare la deviazione di testa. Ancora una conclusione sul fondo, ancora l'Italia che costruisce occasioni per portarsi in vantaggio e ancora che le fallisce di poco o per errore nel trovare lo specchio per la porta o per la grande bravura del portiere Ablanedo, qui bisogna dare atto di essere stato elemento determinante nella formazione spagnola. Baldieri, Donadoni, Baldieri, parecchi mancano questo pallone prima che venga lanciato verso Pardesa, su cui Cravero è in anticipo molto elegante. Giannini, Ferri,
Vialli cerca di fare un velo, palla che conquistata da Solana, quindi Calderè, sempre pericoloso il giocatore del Barcellona perché sa smarcarsi molto bene. Fuori gioco di Llorente. De Napoli, Giannini, Matteoli, Vialli, Matteoli, apertura un po' troppo in profondità verso Ferri, che è anticipato ovviamente da Bustingorri. La Spagna ha perso soltanto una partita finora nella semifinale, nell'andata, contro l'Ungheria per 3-1. Vinse poi il ritorno per 3-1 e ai supplementari segnò il quarto gol con Eloy, che peraltro è assente. Vediamo in azione Matteoli, fermato irregolarmente da Solana un attimo prima di entrare in area di rigore. Calcio di punizione dal limite in favore dell'Italia. Assembramento davanti al pallone, vediamo Giannini, dietro c'è Vialli, poi Ferri, si allontana Baldieri, fuori della zona sono rimasti a proteggere la difesa Cravero, Baroni e De Napoli, c'è anche Donadoni che potrebbe anche tirare o ricevere il pallone di Giannini, che probabilmente toccherà lateralmente per Ferri o per Matteoli. Tira direttamente Giannini, gol! Italia in vantaggio, gol di Giuseppe Giannini su punizione. 31esimo minuto del secondo tempo, Italia in vantaggio con Giannini. Rivediamo la punizione, Giannini dopo aver fintato il tocco ha centrato in maniera splendida il 7 all'incrocio dei pali, un pallone radente imprendibile anche per il miglior Ablamedo di questa sera. Splendida punizione di Giuseppe Giannini e Italia in vantaggio, 31esimo del secondo tempo, Italia 2, Spagna 1. Rivediamo ancora la punizione che sorvola la barriera e poi va ad adagiarsi in maniera splendida, proprio precisa, sotto la traversa. Una punizione eseguita in maniera magistrale che ha portato in vantaggio la squadra azzurra. Ecco Solana, Calderè, un vantaggio sicuramente meritato. Un primo tempo equilibrato, anche se il punteggio è stato di 1-0 per la Spagna, un secondo tempo in cui l'Italia ha tirato fuori tutto il suo carattere, tutta la grinta. Ancora in avanti gli azzurri con Vialli, su di lui interviene Sanchis. L'arbitro ha ravvisato in questa occasione il fallo dello spagnolo, il fallo sullo spagnolo, e quindi viene battuta la punizione dalla difesa. Solana, Eusebio, Calderè ancora bravissimo a smarcarsi, allarga per Llorente. E ritarda l'azione Baroni. Llorente effettua il cross, colpo, intervento di Giannini ancora, molto preciso nell'area di rigore. Poi recupero di Andrinua e quindi un rinvio perentorio da parte di Francini. Palla recuperata dagli spagnoli con Solana, Sanchis, Eusebio. Ha intercettato Donadoni ma ha servito troppo lungo per Vialli. Sfuma la possibilità del contropiede. Chiche, Bustingorri, Chiche, Pardesa, fallo su Pardesa, numero 15, entrato
al posto di Pineda nel corso della ripresa. Calderè verso Solana, c'è un fallo su Calderè da parte di De Napoli e c'è l'ammonizione per De Napoli. Ammonito De Napoli per questo intervento duro su Calderè. Ecco la panchina azzurra, vediamo anche Selvi insieme a Brighenti con Azeglio vicini. Rinnoviamo l'invito a non gettare oggetti in campo, grazie. Batte la punizione Eusebio, Bustingorri verso Roberto, anticipato, e poi va al tiro ancora, improvviso. Calderè ha tirato da oltre 40 metri, ma Zenga era molto ben attento anche in questa circostanza. Ancora palla rubata dal numero 15 Pardesa e perentorio intervento difensivo da parte di Giannini, galvanizzato dallo straordinario gol realizzato. Subito dopo il gol abbiamo visto in tre interventi difensivi molto puliti, con grande anticipo, con grande coordinazione di movimenti. Spinta non rilevata e poi sul rinvio ancora di Andrinua, Matteoli, Ferri anticipa bene Sancis sul lancio di Ferri verso le punte. Ancora Giannini, Cravero, Giannini, Francini, De Napoli, Matteoli, Vialli, Matteoli, e la palla gli va via in fallo laterale, spezzando un'azione volante che stava diventando pericolosa. Eusebio, tunnel ai danni di De Napoli, recupera Matteoli, ma c'è la spinta, il sandwich su Eusebio, calcio di punizione per la Spagna. Llorente, controllato ancora da Baroni, mantiene la palla in campo Vialli, Baroni, Baldieri, Vialli ancora, Baldieri. Roberto cerca di ritardare Baldieri che serve Matteoli che purtroppo non aggancia. Roberto, Ferri, Donadoni, Bustingorri, Cravero, Ferri. Buon controllo su Bustingorri. Baldieri cercando lo slancio per Donadoni che ha trovato in Chiche un avversario molto difficile da superare. Ferri, Baldieri, Matteoli, Vialli, c'è De Napoli, ecco infatti il passaggio verso De Napoli che sbaglia però il passaggio di ritorno su Calderè, anticipa molto bene Francini, Giannini, Ferri, Donadoni. Ormai è un duello sempre più personale quello fra Chiche e Donadoni. Donadoni viene fermato irregolarmente da Chiche. Calcio di punizione per l'Italia. 38esimo minuto e 25 secondi. Si gioca nella ripresa, Italia in vantaggio per 2-1. Nel primo tempo Calderè, nella ripresa al quarto Vialli, al 31esimo Giannini su punizione. Entrambi i gol sono nati da punizioni. Il primo è stato un cross di Donadoni su punizione, quasi un corner corto, e doppia soluzione di Vialli dopo la respinta del portiere. La seconda un tiro diretto di Giannini che aveva fintato. Vediamo ora ancora Giannini con Baroni. Da quella posizione i mancini possono effettuare il tiro, è la posizione ideale per chi tira di sinistro. Ecco infatti la palla per Baroni,
e ancora il portiere Ablanedo riesce a evitare il gol. Ancora bella combinazione Giannini Baroni, sinistro radente sul paletto basso, ma Ablanedo è in grande serata. Ecco l'angolo nella mischia e continua la lotta per conquistare la palla De Napoli. Sancissa le prese con Vialli ed è un fallo su Vialli da parte di Sancissa che l'arbitro però non ritiene di dover punire con il calcio di rigore. Poteva anche esserci il rigore in questa circostanza. L'arbitro aveva diretto in maniera impeccabile fino a questo episodio. Questo possiamo dire che è l'unico episodio dubbio, non diciamo ancora che abbia sbagliato, perché la prima sensazione, tra l'altro emotiva, considerando che siamo a 5 minuti dalla fine con l'Italia in campo, ma diciamo che questo è l'unico episodio dubbio degli interventi dell'arbitro. Eccolo, lo stiamo rivedendo, in effetti la spinta di Sancis sembrerebbe che ci sia stata. Si prosegue comunque, 40esimo minuto e 20 secondi, sempre 2-1 per l'Italia. Matteoli. Verso Donadoni. Che è stato spinto da Solana. Ha un attimo di incertezza l'arbitro. Poi, non sapendo che fare, fa l'unica cosa sbagliata, cioè assegna un calcio di punizione, un calcio d'angolo all'Italia. Ma o era rimessa dal fondo o era punizione. Comunque, battuto l'angolo. Matteoli, il cross. Vialli anticipato da Roberto mentre stava per scaricare il suo destro. Rinvio di Roberto in fallo laterale. Ferri cerca di sveltire la manovra ma non trova nessun compagno per ricevere il passaggio. Poi serve Matteoli. L'Italia va alla ricerca del terzo gol. Matteoli in aria. Eusebio ancora non riesce a completare il rinvio. Dovrebbe essere ancora calcio d'angolo. Sono 18. 41esimo minuto e 45 secondi. 18esimo angolo per l'Italia. Matteoli attaccato, non si era accorto che stava rinvenendo l'avversario, ecco Donadoni che difende in qualche modo la palla, poi se ne libera servendo De Napoli in aria. De Napoli va al tiro e un po' troppo alta la sua conclusione, ha cercato anche lui l'incrocio dei pali mirando fra traversa e secondo palo. È chiaro che il portiere Ablanedo con la sua bravura ha un po' messo in soggezione gli azzurri che cercano per forza una conclusione o di grande potenza o estremamente precisa, perché sanno di avere di fronte un avversario in grandissima serata. Salta Roberto ma salta meglio di lui Giannini. Ferri, anticipo di Chiche, vedete che Baldieri è passato a destra e Donadoni è passato a sinistra proprio per cercare di evitare l'impatto diretto con questo Chiche che in effetti lo aveva fermato molto bene. Palla che filtra in qualche modo verso Pardesa. Zenga sul lancio, un tiro cross di Pardesa con Roberto nell'area, ma senza molte velleità. Matteoli, Baldieri. È sbagliato il suo passaggio. Eusebio, Roberto. Buon anticipo di Ferri. Anzi di Baroni, scusate, che ha seguito il suo avversario che è Llorente. Giannini, Donadoni, eccolo spostato a sinistra, evita Eusebio e va poi al tiro, anche lui cerca il palo basso e ancora Ablanedo va a respingere. Avete visto come Donadoni sulla fascia sinistra, o meglio liberato del controllo di Chiche, abbia avuto subito uno spunto dei suoi. Siamo al 19esimo calcio d'angolo, un minuto alla conclusione. Matteoli, eccolo entrare in area di rigore, servizio per Donadoni,
e ancora para il portiere Abramedo davanti a due avversari pronti a raccogliere l'eventuale respinta corta. Sfortunatissima l'Italia che raccoglie troppo poco per quello che aveva fatto, per quello che ha saputo costruire come azioni da gol. E purtroppo c'è anche l'handicap di questo gol subito, che con il valore doppio dei gol in trasferta impegnerà la squadra azzurra nel return match a Valladolid a difendere un vantaggio che è troppo striminzito. Ecco che finisce la partita con 15 secondi di anticipo, ma l'arbitro sta soltanto consultando, ma è molto scrupoloso. Eccolo infatti con un lievissimo anticipo, finisce l'incontro allo stadio Flaminio di Roma, che l'Italia ha vinto per 2-1, ma dovremmo dire solamente per 2-1, dopo aver effettuato invece un secondo tempo alla grande in cui ha dimostrato grande carattere, grande tecnica, grande capacità, grande potenzialità, ma ha trovato di fronte un grande portiere. Bisogna riconoscere Abramedo il migliore in campo, ha sventato almeno 3 o 4 palle gol in cui l'azione sembrava ormai maturata nella rete. L'Italia però ha dimostrato ancora questa sua grande capacità di reazione, ha rimontato in una situazione psicologicamente difficile, ha trovato la vittoria, anche se una vittoria con uno scarto sicuramente inferiore a quello che aveva meritato in campo. Italia batte Spagna 2-1.